Bene amici di androidblog.it, ci vediamo insieme a Galaxy S5 alcune funzionalità speciali che sono state introdotte all'interno del software. Vediamo insieme di cosa si tratta. Eccolo qui dunque il protagonista di questo nostro video approfondimento di oggi, che tratta un po' alcune delle funzioni che abbiamo scovato in queste intense settimane di utilizzo del Galaxy S5. Partiamo innanzitutto dall'applicazione che è maggiormente coinvolta in tutti questi cambiamenti introdotti da Samsung, che è proprio l'applicazione Messaggi. Ritorniamo qui un attimo indietro, vi faccio vedere subito questi tre pallini che vedete qui sopra, che senza dubbio non avete mai visto con nessun altro smartphone precedente della serie Galaxy, così come in ogni altro smartphone presente attualmente sul mercato. Si tratta dell'opzione di inserire dei contatti preferiti all'interno dell'interfaccia messaggi per appunto trovare più rapidamente la conversazione nel momento in cui abbiamo diverse conversazioni nella lista e non abbiamo voglia magari di andare a ricercare quelli che contattiamo più spesso. In questo modo sarà possibile ad accedere all'intera conversazione di vari SMS e quindi aggiungere fino a 4 numeri in rubrica per magari aggiungere un altro contatto preferito. Ovviamente vedete, vi è la possibilità anche di aumentare i numeri, però ovviamente bisognerà fare uno slide in questo modo scusate, per accedere a tutti gli altri contatti preferiti che abbiamo aggiunto. Poi cliccandoci sopra ovviamente apriremo l'intera conversazione e nell'intera conversazione vi facciamo vedere un po' alcune interessanti novità. Innanzitutto, premendo i tasti del volume in alto e in basso in questo modo si avrà la possibilità di ingrandire o diminuire la dimensione del testo in questi SMS in questo modo. Più ovviamente più piccoli di così non sarà possibile diminuirlo, mentre sarà possibile aumentare in questo modo, magari a prova di cieco davvero. Andiamo indietro un attimo, vi faccio vedere un'altra impostazione presente in questa applicazione messaggi che troviamo appunto all'interno delle varie impostazioni. Impostazioni che sicuramente molto interessante è quella che permette il ritardo dell'invio del messaggio. A cosa serve? Serve nel momento in cui commettiamo degli errori, magari di inviare un messaggio non voluto, magari dove abbiamo commesso degli errori. Quindi, abilitando questa impostazione, si avrà la possibilità di impostare un ritardo che varia da 3 a 30 secondi per decidere di quanto tempo vogliamo ritardare l'invio del nostro SMS, magari per qualche ripensamento, per qualche correzione all'ultimo secondo. In questo caso mettiamo 10 secondi, vi faccio vedere un po' come si comporta. Vedete, magari abbiamo sbagliato a scrivere, inviamo il messaggio, vedete c'è la possibilità di premere questa X e di conseguenza annullare l'invio del messaggio con la possibilità di modificarlo o addirittura cancellarlo. Ovviamente è una funzione molto interessante che è possibile ovviamente disattivare e attivare in base alle proprie esigenze. Se magari commettete errori abbastanza spesso potete lasciarlo attivo con la possibilità di annullare l'invio del messaggio entro 5 secondi, che magari è un tempo abbastanza abbordabile. Andando invece a premere su un contatto e ad avviare una chiamata, in questo modo vedrete tutte le varie informazioni con questo contatto in cui abbiamo magari scambiato la chiamata oppure dei messaggi precedenti. In questo caso adesso chiudiamo sperando che non ci richiami il nostro amico. Quindi ritorniamo al menu principale, vi faccio vedere invece un'altra chicca che abbiamo scovato nel menu delle impostazioni della musica, o meglio durante la riproduzione. Quindi scegliendo un brano all'interno della nostra libreria musicale, girandolo in questo modo troveremo a fianco tutti gli altri brani. Adesso non li vedete perché abbiamo rimosso la scheda SD per testare altri smartphone che abbiamo qui in redazione. In questo caso qui vedrete affiancati altri brani provenienti dallo stesso album o magari dallo stesso artista, che quindi verranno affiancati a questo qui in questa copertina con la possibilità di cliccarci sopra e far partire la riproduzione. Quindi ritorniamo, mettiamo in pausa, ritorniamo al menu principale, se la smette di farci gli scherzi, e vi mostriamo per ultimo, ma non meno importante, forse l'aspetto più interessante di questo Galaxy S5 è l'aumento della sensibilità del touchscreen.
Ovviamente è possibile attivarlo in modo manuale dalle impostazioni, poi recandoci su schermo l'ultima impostazione di questa schermata che permette appunto di aumentare la sensibilità del tocco e ci permetterà di utilizzare lo smartphone con qualsiasi oggetto noi vogliamo. In questo caso abbiamo qui una semplice matita, una matita con la normale grafite, quindi possiamo utilizzare il touchscreen utilizzando questa matita. Adesso vi faccio vedere un esempio nella conversazione. Possiamo utilizzare normalmente la matita per scrivere come se stessimo utilizzando normalmente le mani. Vedete, molto preciso, ovviamente la punta è molto piccola, quindi si riesce ad utilizzare perfettamente senza troppe difficoltà. Inoltre si può utilizzare un po' in stile Galaxy Note la possibilità di scrivere il testo a mano. Vedete? Cancelliamo un po' tutto così. Ovviamente se poi avete una scrittura come la mia un po' illeggibile, quindi non riuscirete ad ottenere un successo in questa prova. Ecco, in questo caso appoggiamo sulla scrivania per... Vedete, un po' più comodo adesso. Ciao a tutti. Ecco, vedete? Perfettamente rispondente, ovviamente se non abbiamo una buona scrittura, una capacità di scrivere con la matita a bordo di uno schermo, forse è meglio evitare, anche perché comunque si perde più tempo rispetto alla normale tastiera utilizzabile su Galaxy S5. Inoltre, se voi avete notato qualche altra chicca da questo smartphone durante queste settimane di utilizzo, non esitate a segnalarcela in modo da aggiungerla al nostro articolo su androidblog.it. Per Android Blog, Nicola De Cillis.